Ciao, siamo la terza via dell'IDIS di Parma e abbiamo creato una startup nella quale il nostro obiettivo era quello di risparmiare acqua. Allora, essendo una scuola chimica, abbiamo utilizzato le nostre competenze e quelle dei nostri professori che potevano aiutarci nello svolgimento della nostra startup. Abbiamo creato un sistema di filtraggio composto da due filtri, uno in acciaio inox che ferma gli agenti macroscopici che è tenuto all'inizio delle scariche delle docce e delle lavandine, perché riutilizziamo le acque grigie per riutilizzarle appunto nel water. L'acqua passata da questo primo filtro in acciaio non ha più agenti macroscopici come capelli, cibo e le cose che si fermano. Questa cosa, avendo tutti gli scarti all'inizio delle tubature, le tubature risulteranno più pulite e ci sarà meno odore, che proviene dalle fognature. Poi la nostra acqua finisce in una cisterna, la quale capienza dipende dall'utilizzo che se ne fa, alla quale all'interno c'è una zeolite. La zeolite è un materiale, bio, la quale si usa, è in grado di togliere odori e le cose più evidenti dalla nostra acqua. Fatto questo secondo passaggio del filtro, l'acqua viene rispinta su da una pompa elettrico-idraulica e viene rispinta su nelle cassette del water. Nel caso non ci sia abbastanza acqua nella nostra cisterna, ci sarà un contatore nella nostra cisterna che staccherà, la cisterna, appunto, e riutilizzerà l'acqua normale che viene utilizzata tutti i giorni. Oggi vi mostreremo il prototipo del nostro sistema di filtraggio. Come potete vedere, qua abbiamo un primo imbuto con un filtro che filtrerà la parte macroscopica del nostro campione d'acqua che abbiamo sporcato, ad esempio come i capelli. Invece sotto abbiamo un altro imbuto con il filtro contenente la zeolite che filtrerà la parte microscopica e quindi andrà a pulire il nostro campione d'acqua che abbiamo sporcato. Il risultato che otterremo sarà l'acqua che riutilizzeremo per lo scarico del WC. Aggiungiamo la zeolite al nostro filtro per filtrare le parti microscopiche. Poi aggiungiamo l'acqua sporca al primo filtro che andrà a filtrare le parti più grandi. Quando raggiungerà il secondo diventerà più pulita perché verranno filtrate anche le parti più piccole. Questo è il risultato finale e come potete vedere quest'acqua che abbiamo ottenuto, a differenza dell'acqua da cui siamo partiti, è pronta per essere utilizzata nei nostri bagni per lo scarico del WC.